libro del Siracide. Non cambiare un amico per interesse, né un vero fratello per l'oro di Ofir. Non litigare con un uomo potente per non cadere poi nelle sue mani. Non litigare con un uomo ricco perché egli non t'opponga il peso del suo danaro, poiché l'oro ha corrotto molti e ha fatto deviare il cuore dei re. Non litigare con un uomo linguacciuto e non aggiungere legna sul suo fuoco. Non insultare un uomo convertito dal peccato. Ricordati che siamo tutti degni di pena. Non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche di noi alcuni invecchieranno. Non gioire per la morte di qualcuno. Ricordati che tutti moriremo. Non disdegnare i discorsi dei saggi, medita piuttosto le loro massime, perché da essi imparerai la dottrina e potrai essere a servizio dei grandi. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anche essi hanno imparato dai loro padri, da essi imparerai l'accorgimento e come rispondere a tempo opportuno. Non consigliarti con lo stolto, perché non saprà mantenere un segreto. Con un uomo qualsiasi non aprire il tuo cuore, ed egli non abbia a portar via il tuo bene. Non essere geloso della sposa amata, per non inculcarle malizia a tuo danno. Non fissare il tuo sguardo su una vergine, per non essere coinvolto nei suoi castighi. Non dare l'anima tua alle prostitute, per non perderci il patrimonio. Non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari. Distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti, per essa l'amore brucia come fuoco. Non sederti mai accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere insieme con lei, perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu non scivoli nella rovina. Non invidiare la gloria del peccatore, perché non sai quale sarà la sua fine. Non compiacerti del benessere degli empi, ricordati che non giungeranno agli inferi. Rispondi come puoi al prossimo e consigliati con i saggi. Conversa con uomini assennati e ogni tuo colloquio sia sulle leggi dell'Altissimo. Tuoi commensali siano gli uomini giusti, il tuo vanto sia nel temore del Signore. Un lavoro per mano di esperti viene lodato, ma il capo del popolo è saggio per il parlare. Un uomo linguacciuto è il terrore della sua città. Chi non sa controllare le parole sarà detestato. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato questi stralci dei capitoli 8 e 9 del libro del Siracide, che parlano di tantissime fattispecie singolari e distinti della vita molto reale, avremo riconosciuto certamente di noi esseri umani. È difficile dare un titolo a un filo conduttore a tutte quante queste esortazioni, che in realtà non c'è, perché spaziano su vari, appunto, aspetti che adesso vedremo insieme, e che quindi si possono semplicemente accomunare, ecco, con il nome di massime di sapienza, oppure in qualche circostanza anche di prudenza. E cominciamo a rivederle piano piano insieme. Non cambiare un amico per interesse, né un vero fratello per l'oro di Ofir. Un amico è un vero fratello, quando è davvero tale. E
Appunto, gli amici non si cambiano per interesse, ma l'amicizia si rimane fedeli e sicuramente se è vera amicizia l'amico sarà fedele. Il libro del Siraci ha già avuto modo di farci meditare sul proverbio che chi trova un amico trova un tesoro, ecco, ricordandoci che un amico vero è un balsamo del Signore e lo troverà chi teme il Signore, chi teme appunto il Signore. Gesù nel Vangelo disse questa frase un pochino criptica, emblematica: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, e nel capitolo 5 del Vangelo di San Matteo. Gli interpreti riconoscono in questa frase un invito a non essere litigiosi. I figli di Dio e i discepoli di Gesù non litigano, e questo vale dappertutto, Io ricordo quante volte anche durante i corsi prematrimoniali dicevo: tutti dicono che gli sposi litigano, io non sono d'accordo. Grazie a Dio c'era anche qualche famiglia testimone di questo, che poteva affermare di non avere mai litigato. La litigiosità non è un comportamento da approvare, certamente che può succedere che uno litiga, ma non è né qualcosa da approvare né qualcosa da dire vabbè, non ci si può fare niente, quindi è inevitabile. No, non è inevitabile, è evitabile. Qui ci sono delle massime di prudenza, nel senso di non andare a litigare con persone con cui è sconveniente litigare, perché dal litigio possono arrivare danni. Litigare con un uomo potente non conviene, perché te la farà scontare. Litigare con un uomo ricco non conviene, perché potresti perderci in interessi, oppure potresti essere corrotto per non perseguire la giustizia, ma per coprire le malefatte del ricco. E un uomo linguacciuto, se ci litighi, è la fine, perché andrà in giro a dirtene peste e corna senza possibilità per te di difenderti, perché la maldicenza è peccato da vigliacchi, perché spoglia dell'onore senza dare al povero malcapitato la possibilità di difendersi. E una volta che dell'onore si è stati pubblicamente privati, è quasi impossibile poi recuperarlo. E questo sta tutto quanto sul conto dei linguacciuti. Il nostro stile di vita, noi non litighiamo con nessuno, questo dobbiamo mettercelo, come dice il buon Papa Francesco, bene in testa. Non si litiga mai, almeno da un punto di vista di propositi, perché è sempre importante avere nella vita chiari i concetti e gli obiettivi, perché se non sono chiari i concetti e gli obiettivi cominciamo a farci tutte quante le nostre scappatoie interiori. Quindi è chiaro che può succedere di imbattersi in un litigio, ma deve essere un episodio occasionale, si va subito a confessarsi e poi si va a fare pace. Su questo non dimentichiamo che Gesù proibisce di fare la comunione a chi non sta in pace con tutti. Se presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ce l'ha con te, vatti prima a riconciliare. E queste parole vanno prese sul serio. Guai a chi si azzarda ad accostarsi all'altare del Signore non stando in pace con tutti, specialmente con i membri della propria casa, con i propri familiari stretti. Ci sono tante brutte situazioni, purtroppo, in giro per il mondo. Quindi, niente liti tra noi. Poi, il rispetto verso le persone anziane, questo è un tema oggi proprio assolutamente di attualità. I vecchi non possono essere oggetto di disprezzo, né tantomeno essere considerati un peso, o essere, come si dice in un linguaggio un po' feriale, ma purtroppo drammaticamente vero, sbolognati, quindi come un peso di cui sbarazzarsi. Non si può
e i loro discorsi, anche se a volte poverini non ci stanno tanto con la testa e certamente non connettono tanto a una certa età, però non sono mai da disprezzare, perché sono discorsi fatti da qualcuno che ha sulle spalle l'esperienza di una vita. Ed anche se è persona molto semplice o ignorante, bisogna sempre avere l'orecchio aperto e attento, perché ha da insegnare a noi. Ed è comunque meritevole non soltanto di tutto quanto il nostro rispetto, ma anche di tutto il nostro onore. E poi la prudenza. Non si chiedono consiglio alle persone stolte, qui viene tradotto. Le persone stolte sono le persone fondamentalmente senza Dio, senza timor di Dio. E non ci si apre il cuore con il primo che capita. Bisogna fare attenzione. I consigli vanno chiesti alle persone assennate, e il cuore si apre con una persona che si stima amica e capace di custodire un segreto, perché le nostre cose intime non vanno messe in piazza, né da noi volontariamente, né consegnandole a persone che non sanno tenere la bocca chiusa e non sanno avere questa sacra riverenza per una confidenza che viene fatta. Occorre fare attenzione, ecco, perché poi è brutto quando ci troviamo gli affari nostri messi in piazza. Poi c'è la prudenza nei rapporti con le persone dell'altro sesso, perché qui purtroppo non dobbiamo mai dimenticare che in questa vita c'è il peccato originale e noi non abbiamo il pieno controllo delle nostre reazioni. Se fissi uno sguardo su una vergine potrebbe succedere un guaio. Se sei imprudente, quindi ti metti a sedere accanto a una donna sposata, dici: ma che male c'è a sedersi accanto, sto mica facendo niente di male. Ma come dice il proverbio popolare, al cuore non si comanda, e tu non ti puoi innamorare di una persona che non conosci, quindi, o di una persona con cui non c'è un qualche tipo di rapporto un po', come dire, personale, intimo, anche se non troppo. E quindi dopo, una volta che ti sei innamorato, che fai? Se questa fosse una donna sposata, non commettere adulterio era vero ieri come era vero oggi, ed è un peccato gravissimo. Certamente, come tutti i peccati, confessandolo con sincero pentimento ottiene il perdono, ma è un peccato gravissimo, si fa scivolare nella rovina. E per evitare che insorga bisogna, come diciamo nell'atto di dolore, fuggire le occasioni. Così come distogliere l'occhio da una donna bella, bellissimo, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Bisogna spesso ricordare, io tante volte tra il serio e il faceto l'ho ricordato a tanti cari amici e amiche che vivono nel matrimonio, una cosa che diceva un santo prete alle persone sposate, dice: guarda figlio mio, che tra me e te non è che c'è stata tutta questa grandissima differenza, perché io non posso posare lo sguardo con attenzione e desiderio su nessuna, ma anche tu non puoi posare lo sguardo con desiderio e attenzione su nessuna, tranne che su tua moglie. Quindi una su 6 miliardi non è che c'è tanta differenza con nessuna, no? Quindi su questo bisogna fare attenzione, perché non è discorso questo, diciamo così, relegato a preti, frati e consacrate, è discorso che vale per tutti. Ecco, poi c'è una cosa adatta ai piccoli paesi come quello in cui viviamo: non curiosare nelle vie della città, la curiosità, che è una cosa che a Dio non piace. Dio non approva la curiosità, non risponde mai alle domande di curiosità e non vuole che si curiosi negli affari del prossimo, nella vita privata del prossimo, né che si facciano domande curiose, Questa è una cosa a cui si fa poca attenzione. Le domande curiose o invadenti al personale, al prossimo, non si fanno.
e se vengono fatte non bisogna rispondere, certamente senza mancare alla carità, cercando di farlo capire, cambiando discorso, facendo finta di non aver sentito, ma se poi la persona insiste bisogna dire: figlio mio, fratello, mi voglio bene, dico, però abbi pazienza, questi sono affari inerenti alla mia vita privata, quindi che vogliamo fare? Gli affari inerenti alla vita privata, come abbiamo meditato prima, li dirò a chi faccio discernimento che è bene che li dica, o che è opportuno che li dica. E poi altre cose, molte volte no, sembra che i peccatori se la passino molto bene e ci viene la depressione dicendo: ma guarda quello, beato lui, ne fa quante Carlo in Francia, gli va tutto bene, invece a lui va tutto storto. Non invidiare la gloria del peccatore perché non sai quale sia la sua fine, e non compiacerti del benessere degli empi perché non giungeranno agli inferi impuniti. Sono da ricordare queste parole, quindi non tutto quello che appare è. Le nostre conversazioni, ecco, è bene chiedere al Signore, ma anche cercare la conversazione, qui dice, con uomini assennati, ogni tuo colloquio sia sulla legge dell'Altissimo. Il parlare è qualcosa che deve essere soggetto al nostro controllo, perché le chiacchiere a Dio non piacciono, quindi se si parla dell'Altissimo va bene, se si parla di cose necessarie va bene, se si parla di cose utili va bene, se si fanno discorsi di bontà, di carità, di promozione del bene del prossimo va bene. Ecco, ma per esempio un uomo linguacciuto è il terrore della sua città. I chiacchieroni, quelli che passano la giornata a tagliare e cucire, a parlare di tutto e di tutti, e chi non sa controllare le parole sarà detestato sicuramente dagli uomini, ma un pochino salva certamente la sua misericordia anche da Dio, perché Dio non ama i chiacchieroni e gli sparlatori e i detrattori. Pensiamo che San Francesco d'Assisi, io questo mi rimase sempre impresso, lo sentì dire da tanti anni fa da un frate, era severissimo con i frati che sparlavano degli altri frati, perché se sapeva che c'era un frate detrattore, chiacchierone, lo immediatamente spelleva dall'ordine, perché diceva: il danno che fa un chiacchierone è peggio di quello che dovesse fare un frate lussurioso, perché un frate lussurioso fa un grande danno alla sua anima, certo, se quel peccato è risaputo fa un grande scandalo, ecco, ma non mi distrugge l'ordine. Ma se uno comincia a mettermi frati gli uni contro gli altri, a parlare male a destra e a sinistra, tempo qualche mese e tutta la famiglia religiosa sarà distrutta, così come a causa delle chiacchiere sono distrutte le famiglie, sono distrutte le persone, sono distrutte le città. Ecco, occorre fare molta attenzione al nostro parlare. E infine, il tuo vanto sia nel timore del Signore, oltre che i commensali nostri siano gli uomini giusti. Vedete che i commensali sono le persone con cui si hanno rapporti profondi. Ecco, dice il proverbio latino: simile scum similibus, cioè i simili cercano le persone simili. È certo che la vita sociale ci impone rapporti con tutti, evidentemente dobbiamo essere capaci di relazionarci con tutti, ma gli amici sono un'altra cosa, le persone che sono a noi vicini. E che sempre il nostro vanto, la nostra gloria sia il timore del Signore, cioè l'imparare a vivere al suo cospetto, nella coscienza che Egli tutto sa e tutto conosce, e che tutto quello che siamo e che facciamo, anzitutto sempre portato e confrontato, come faremo adesso subito nel silenzio, davanti a Lui, perché è a Lui che dobbiamo sempre fare riferimento ed è a Lui che dobbiamo, e un giorno dovremo, rendere conto di tutto ciò che abbiamo fatto. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.